Scusatemi, l'appello che rivolgo a chi mi deve aiutare, l'avvocatore dello Stato, distrettuale, quella centrale, il prefetto, Gabriele, non vorrei anche, si potrebbe osare anche dire, anche l'impresa che deve ricorrere, che mi rendo conto difende interessi in un momento in cui la voce ce n'è pochissimo per tutti. Però aiutateci a trovare una strada in cui possiamo partire, perché perdere altri mesi, un altro anno, avendo 35 milioni, un progetto pronto per essere eseguito in un torrente che esonda due volte in tre anni, non sembra una cosa da paese normale. Io ho una preoccupazione, l'ho esternata anche prima nella riunione. Questa città, soprattutto la città di Genova, dal 2011 ha fatto un percorso molto importante, di tentativo di costruire un sistema che fosse utile alla città. Io credo che questa vicenda, ripeto, si accerteranno le responsabilità, si verificherà chi ha sbagliato, ma l'errore più grande sarebbe quello di disperdere il tanto di buono che è stato fatto in questa città per la costruzione di un sistema di protezione civile che coinvolga la gente, che coinvolga le istituzioni, e sarebbe il classico, veramente, bambino gettato con l'acqua sporca. Allora, se ci sono delle responsabilità, peraltro so che ci sono delle inchieste giudiziarie a riguardo, saranno accertate. Io adesso ho due grandi preoccupazioni. Uno è che si comprenda che non siamo fuori dall'emergenza, e due, che non si disperda il tanto di buono che è stato costruito in questo territorio.